Come al solito ci sono le campane per ricordarci che oggi è Pasqua, state sereni ed ora vi racconto cosa voglio dirvi nel video. Due motivi per curare bene il riscaldamento. Il primo è che incomincio a concentrarmi per fare un buon lavoro dopo. Il secondo è per partire già caldi e quindi non avere i muscoli contratti magari dalla giornata di lavoro. Magari sono stato tutto il tempo seduto o peggio, sono stato tutto il tempo in piedi, vado a fare il lavoro che ho magari quadricipiti contratti ed è davvero faticoso, non riesci mai a metterti in moto. Quindi io dico sempre corsa lenta e poi stretching dinamico, quello ti aiuta un attimino di più a sbloccare i muscoli. Buongiorno ragazzi, spero tutto bene, che abbiate passato una buona Pasqua. Io sto aspettando mia nipote Giulia, con la quale oggi registreremo le domande su come effettuare al meglio il riscaldamento. Le regole del gioco sono abbastanza chiare, 5 domande per me e per Andrea, vediamo come ognuno di due risponde, poi torneremo qui sulla panchina e vi racconterò come invece a livello di manuale si suggerisce di fare il riscaldamento. Cercherò di guardare nella mia libreria, in particolar modo utilizzerò i 5 libri più importanti a livello di preparazione atletica, secondo me. Ora vado a fare una corsa in giardino, utilizzerò le mie nuove New Balance Beacon 2, con le quali spero di fare diversi chilometri e soprattutto raccontarvene in una prossima recensione. Ciao e a dopo! Ciao Massi, ciao Andrea, come state? Come effettui il riscaldamento prima di fare un allenamento intenso? Riscaldamento molto standard, diciamo che da quando ho iniziato a correre ormai sono 6 anni, è cambiato poco, ho aggiunto qualcosina, ho modificato qualcosa durante il periodo, niente di trascendentale. Sicuramente sia per gli allenamenti che per le gare faccio sempre un quarto d'ora, 20 minuti di corsa blanda, lenta, il ritmo davvero non mi interessa. Poi finiti i 15-20 minuti di corsa lenta faccio dai 5-6 allunghi, dipende. Gli allunghi li faccio non più forti o poco più forti del ritmo che dovrò fare poi in allenamento. Se devo fare un medio a 3,20 faccio gli allunghi circa 3,15, non più forte, perché sennò dopo nel medio parto via subito a cannone e mi rovino subito il primo 1000 e dopo è tutto un casino a chiudere l'allenamento. Stessa cosa quando devo fare ripetute sui 1000, sui 2000, non faccio mai degli allunghi che siano sprint. Quindi sempre qualcosa di controllato, tanto per far girare la gamba cerco di tenere una falcata più ampia possibile. Quello sì che mi aiuta un attimino a sbloccare le anche. Quando faccio il riscaldamento lo faccio sempre coperto, pantaloni lunghi. In estate se fa tanto tanto caldo evito, solamente pantaloncini corti già pronto. Se invece inverno ho un paio di pantaloni che tengo sempre per il riscaldamento, sono relativamente leggeri, con la cernierina, così tiro la cerniera e c'è sotto i pantaloni diretto per fare allenamento. Riscaldamento, faccio 15-20 minuti di corsa, 5-6 allunghi, dopodiché faccio degli slanci laterali o frontali per sbloccare un pochino i muscoli e le articolazioni. Mobilità articolare ne faccio poca, sia per le anche, parte superiore niente ovviamente, e poi sono pronto per partire. Nelle gare il riscaldamento è come quello degli allenamenti, ovvio che se faccio una maratona faccio 10-15 minuti blandissimi e tanto per prepararmi, diciamo, alla gara. Il ritmo non è sostenutissimo, quindi alla fine è proprio un'attivazione, mentre se devo fare un 5000 ci sto molto più attento al riscaldamento con l'ultima parte in progressione, quindi sui 15-20 minuti i primi 10 minuti li faccio davvero in jogging di attivazione e poi magari vado un attimino più forte, faccio come se fosse un lento svelto l'ultima parte, circa 4 al chilometro. C'è da dire che quando faccio 5.000-10.000 in pista il tempo dalla fine del riscaldamento all'inizio della gara di solito è un pochino lungo, quindi faccio qualche richiamino con qualche allungo o comunque sto sempre un po' in movimento. Premesso che alla mia età cerco di fare meno allenamenti intensi possibili, quando li faccio ovviamente il riscaldamento deve essere fatto bene. Bene cosa significa per me? Innanzitutto stretching attivo isolato, se siamo d'inverno magari qualche minuto di bici, ripreparare il corpo al meglio, chiaramente per evitare che le prime 2 o 3 ripetute siano fatte troppo lentamente sarebbe anche opportuno, e questo io di solito lo faccio, fare degli allunghi.
5-6 allunghi, 50 metri, recupero quanto volete e poi ovviamente sarete pronti e caldi per svolgere l'allenamento al meglio. E invece se corri lento cosa fai? Nel lento assolutamente non faccio riscaldamento, o meglio, se faccio un'ora e 20 di lento, per me è un'ora e 20 di riscaldamento. Non esiste riscaldamento nel lento, o meglio, sicuramente parto un attimino piano, 5 al chilometro, ma dopo vado a 4,30, ci vado in automatico, parto piano e mi porto sui 4,30, 4,35 che è il ritmo del lento. Tutto lì, non faccio niente di particolare. Per quanto riguarda la corsa lenta, io credo al metodo 80-20, cioè mi alleno soltanto il 20% intensamente e l'80% invece viene fatto a ritmo blando, quindi in questo caso secondo me il riscaldamento non serve. Non serve anche perché comunque tutto l'allenamento viene svolto a ritmo blando. Prima di un allenamento lento, vista anche l'età non giovanissima, comunque svolgo sempre stretching attivo isolato di 10-15 minuti e se non faccio proprio in tempo, poi vi spiego cosa fare. E per il potenziamento? Riscaldamento, prepotenziamento è una roba che da curare soprattutto perché dipende poi che potenziamento. Se il potenziamento dell'atletica, quindi skip, calciate e compagnia, di solito ci metto sempre mezz'ora 40 minuti di corsa lenta prima, quindi già quello lì è il mio riscaldamento. Non faccio niente di allunghi, magari faccio un po' di mobilità articolare, stretching dinamico, ma niente allunghi, quindi ci metto sempre la mia corsa lenta prima. Diciamo che è una parte aggiuntiva alla corsa lenta, il potenziamento che faccio dalla parte atletica. Mentre per la palestra sì, faccio mobilità articolare sia per la parte superiore che per la parte inferiore, sempre qualche richiamino del lavoro che devo andare a fare a carico naturale o con poco peso. Esempio stupido, panca piana, lo faccio solo, faccio qualche colpo col bilanciere vuoto per poi caricare su qualche peso. Nel caso di un riscaldamento prima di un potenziamento di una seduta di forza, secondo me è fondamentale il riscaldamento che potrebbe essere svolto in diversi modi. Io personalmente sono favorevole magari a 15 minuti di rulli sulla bici, soprattutto in inverno quando la temperatura è bassa e noi non abbiamo il corpo preparato per questo tipo di allenamento. In questo caso però dipenderà anche da che tipo di potenziamento che intendete svolgere. Il riscaldamento delle braccia è diverso rispetto a quello delle gambe e quindi difficilmente potrei darvi una soluzione generale. Sei favorevole allo stretching prima di un allenamento intenso? Stretching pre-lavori, stretching sui lavori è solamente dinamico. Faccio sempre esercizi di stretching dinamico prima, quindi slanci laterali e frontali, qualche esercizio di tecnica, ma tanto per richiamare il movimento e niente di che. Finito l'allenamento dipende, se è inverno di solito faccio subito la doccia calda e me ne vado a casa, se invece è estate magari ci perdo anche qualche minutino per fare un po' di stretching statico. Però ripeto, pre-dinamico e post-statico, quello assolutamente glielo dico sempre a tutti i miei atleti. Sono favorevole allo stretching prima di un allenamento intenso? Decisamente sì, soprattutto se avete più di 45 anni come il sottoscritto, è fondamentale. È fondamentale perché far partire il corpo a freddo non è facile e riscaldarsi soltanto con una corsa lenta secondo me non è ottimale. Che tipo di stretching suggeriamo? Beh, probabilmente faremo un video dedicato. Dal mio punto di vista, fino al 2013 facevo stretching statico, dal 2013 in poi ho iniziato a fare stretching attivo isolato, anche perché le contratture erano aumentate e per tanto tempo ho dovuto sopportare piccoli dolorini che con lo stretching statico non si risolvevano. Ripeto, ne parleremo in un video successivo. Quanto tempo dedicheresti al riscaldamento? E per chi avesse solo un'ora in tutto? Quanto tempo per il riscaldamento? Non siamo tutti uguali. Io faccio un quarto d'ora 20 minuti. È capitato anche in inverno che qualche volta magari facessi anche 25 minuti. Dipende, dipende. Quando mi sento pronto per fare allenamento, allora vuol dire che ho finito il mio riscaldamento, se no continuate, non è che meglio abbondare che deficere nel riscaldamento, quello sicuro. Però io dico 20, 15, 20, 25 minuti di solito sono abbastanza. Per chi ha un'ora di allenamento, meglio fare un buon riscaldamento che fare tutto di fretta e poi fare un lavoro dove magari rischio di farmi male. Quanto tempo dedicare al riscaldamento? Direi 10 minuti per lo stretching attivo isolato, ci sono veramente pochi esercizi da fare.
poi 15 minuti di corsa lenta o 15 minuti di rulli. Per gli allunghi direi altri 5 minuti, quindi direi un totale di mezz'ora. Vi sembra troppo? Beh, ovviamente sì, però al tempo stesso il rischio di infortunio potrebbe essere più alto se non fate riscaldamento, quindi secondo me in un'uscita intensa è importante essere ben preparati e avere il corpo ben pronto prima di svolgere un allenamento intenso. Se invece avete poco tempo, il mio suggerimento è quello di non fare un allenamento intenso. Con pochissimo tempo a disposizione, il mio suggerimento è quello di utilizzare la Lunge Matrix del professor Jay Johnson, con la quale soltanto in 5 minuti, ci sono dei video su YouTube che però comunque riproporremo qua sul canale, vi consentono di scaldarvi abbastanza bene. Questo protocollo in maniera semplice cerca di simulare la corsa e quindi in pochi minuti consente di riscaldarvi quasi da fermo. In conclusione direi che abbiamo detto tutto. L'unico aspetto che abbiamo citato forse rapidamente: prima di una gara, Advanced Marathoning suggerisce di fare 5 minuti di riscaldamento, un po' di stretching, 5 minuti di riscaldamento, ancora un po' di stretching, e di farlo 30-40 minuti prima della gara. Ovviamente dipende dalla dimensione della gara, ad ogni modo ci sono davvero moltissime variazioni e quindi vi suggeriamo comunque di fare stretching come Andrea ha spiegato all'inizio del video. Se il video vi è piaciuto, like, se avete domande sempre commenti qua sotto, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Mercoledì parleremo ancora del workout della settimana. Ciao e a presto! Amends with the demons you've been through, and I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home.